Allora, ragioni di sì significa prima di tutto andare a votare. Tutti andare a votare domenica per difendere l'istituto del referendum. Ancora una volta dobbiamo difenderlo con le unghie e con i denti. Certamente sì, per impedire ancora che questo paese sia contraria alla legalità europea, per il rientro nella legalità. Si violano le direttive europee, a breve potremo pagare tutte le sanzioni per mantenere questa legge che domenica riusciremo ad abrogare. Ed ancora per l'energia, per un piano energetico nazionale che stiamo aspettando dal 1987, che possa mettere un po' da parte la centralità del petrolio e invece portare avanti le rinnovabili, l'eolico, il solare. E questa è una sfida che in Europa, i paesi del nord Europa hanno già affrontato. L'Italia, che è un paese dove il sole c'è, dove il vento c'è, questa sfida non l'ha ancora affrontata. Ed infine, per impedire che ancora una volta lo Stato di diritto venga sopraffatto dalla ragion di Stato, quella ragion di Stato della televisione, della RAI, che impedisce le ragioni del sì e le ragioni del no, nonostante che sia obbligata dalle leggi e nonostante che prenda il canone e non restituisce servizio pubblico. Le ragioni del no sono perché è un referendum, quello di domenica, inutile e dannoso. È inutile perché non concede o approva nuove trivelle, in quanto sono state già fermate con la legge di stabilità dal Parlamento e dal Governo nel dicembre scorso. È dannoso per la produzione industriale, per la produzione energetica nel nostro paese. Le trivelle in Italia producono oltre il 10% del fabbisogno nazionale, è dannoso per l'occupazione e soprattutto mette in condizione il paese di approvvigionarsi di energia dalla Russia e dai paesi arabi. Dunque noi riteniamo che è e resta un referendum inutile e dannoso, ed anche per questo invitiamo i cittadini a non recarsi alle urne, a non votare, in quanto lo riteniamo giuridicamente legittimo e politicamente significativo. D'altronde la Costituzione sancisce proprio questo, che per raggiungere la validità del quorum referendario necessita il 50 più 1 voto.